Francesco Monte non ha una nuova fidanzata, soffro d'attacchi d'ansia. Francesco Monte ha una nuova fidanzata? Arriva la smentita dell'ex di Cecilia Rodriguez. Nessuna nuova fidanzata per Francesco Monte. A smentire i gossip degli ultimi giorni ci ha pensato il diretto interessato in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo. L'ex di Cecilia Rodriguez ha spiegato di non avere tempo per l'amore. Il motivo? Com'è prevedibile, deve ancora superare la rottura con la sorella di Belen che gli ha provocato parecchi danni a livello fisico e psichico. L'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un vero e proprio crollo psicofisico, con numerosi attacchi d'ansia che sta cercando di gestire al meglio. Ad aiutarlo anche il nuovo amico Gianluca Mec, che gli ha consigliato di seguire la dieta tisanoreica per smaltire i chili in eccesso e gestire al meglio lo stress dell'ultimo periodo. L'ex tronista ha problemi con l'ansia e ha perso 12 kg. Sto facendo un percorso alimentare per riprendermi da un punto di vista psicofisico. Ero davvero abbattuto, debole e soggetto a stati d'ansia. Sto prendendo una serie di prodotti che Gianluca Mec mi ha consigliato per riuscire a rilassare il mio io e il fisico, ha spiegato Francesco Monte alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Come dichiarato dallo stesso Monte, a incidere sul suo benessere è stata la separazione da Cecilia Rodriguez, che all'interno della casa del Grande Fratello VIP ha deciso di interrompere la relazione che andava avanti da 4 anni e mezzo per legarsi al ciclista Ignazio Moser. Ho avuto attacchi di panico in passato, ma oggi ho stati d'ansia. In pratica avverto dentro di me scariche di adrenalina in determinate situazioni. È normale che il fisico stressato ne risenta. Comunque per ora è una cosa che riesco a gestire da solo, senza l'aiuto di uno psicologo, ha puntualizzato Francesco. Francesco Monte non ha tempo per l'amore. Ho ripreso a vivere tranquillamente, ma per l'amore che è tempo, ha aggiunto Francesco, che dunque non ha nessuna nuova fidanzata. Per il momento è concentrato sul lavoro, in programma tante serate in discoteca, mentre a gennaio è atteso sull'Isola dei Famosi e in primavera sarà protagonista della seconda stagione di Furore.